Emergere dalla crisi mangiando cioccolato. Torna alla 12ª edizione di Choco Marche in piazza Pertini ad Ancona dal 22 al 24 novembre. Dalla crisi si esce solo con le produzioni di qualità. E in questo caso, al di là della festa, al di là del fatto della vendita, diciamo così, vogliamo dimostrare che in un settore che è tipico del Made in Italy, come quello dell'agroalimentare, la qualità, e in questo caso i cioccolatieri artigiani, è premiante. Qualità riscontrata nella scelta artigiana dei 18 cioccolatieri che parteciperanno all'iniziativa, pronti a dare indicazioni per un acquisto consapevole. Deve essere un cioccolato di altissima qualità, senza grassi vegetali all'interno, e naturalmente come finale ci deve essere scritto aroma naturale, perché altrimenti c'è la vanillina oppure altri aromi chimici che non va bene. Cioccolato ma anche arte, con l'inaugurazione della mostra alla Mole. C'è un'iniziativa che arricchisce e che vogliamo lanciare soprattutto per i 2400 anni della fondazione della città di Ancona. È diciamo un'iniziativa che la facciamo sempre latere. In passato abbiamo fatto dei concorsi di pittura estemporanei e invece quest'anno vogliamo fare omaggio ad un artista anconetano che probabilmente dal nostro punto di vista riteniamo che sia stato un po' dimenticato. È un personaggio sotto tutti gli aspetti che Saviotti Alfredo era, perché è morto circa 30 anni fa, e in arte mortadella. Ricco pacchetto di eventi, frutto della sinergia tra tutte le istituzioni. La cosa importante è che è importante, significativa, è bella, è fondamentale questa, ma lo è ancora di più perché sta dentro questo pacchetto. E questo pacchetto sta coi piedi per terra adesso, sta diventando realtà. Non solo stand gastronomici, ma anche laboratori per grandi e piccini. E abbiamo potenziato l'iniziativa a 1600 metri di struttura coperta, animazioni, eventi sia per grandi che per bambini. Perciò abbiamo lavorato affinché questa iniziativa diventasse un'iniziativa regionale, fortemente attrattiva per Ancona, capoluogo che se lo merita, per cui come Confartigianato vi aspettiamo numerosi e auspichiamo di battere i record dello scorso anno.